Con la visita nei cantieri della ricostruzione è partita l'edizione 2018 di Officina L'Aquila, incontri internazionali di restauro e rigenerazione urbana, un educational tour per stampa estera, presente con 19 giornalisti e per la stampa locale. Porte aperte eccezionalmente in alcuni cantieri e scrigni a svelare ricchezze e bellezze del patrimonio aquilano, prima di lasciare spazio a momenti e iniziative di confronto e dibattito. Prima tappa, la bellissima chiesa di San Silvestro. Il nostro intervento è consistito in due fasi principali, una fase di messa in sicurezza e una fase di restauro vero e proprio. La fase di messa in sicurezza è stata propedeutica all'intervento dell'impresa Gaspari, che ha fatto invece l'intervento di restauro strutturale. Le due imprese hanno lavorato in perfetta sinergia e accordo, altrimenti appunto questo tipo di intervento non sarebbe potuto riuscire in maniera così felice. In particolare nel momento in cui siamo entrati abbiamo iniziato l'intervento dall'abside centrale. Allora, nell'abside centrale si aprivano una serie di lesioni molto gravi, molto importanti, che hanno necessitato il nostro intervento, quindi di consolidamento e messa in sicurezza. Il ponteggio dei vigili del fuoco immediatamente dopo il terremoto era arrivato già a una buona altezza, però la vera e propria messa in sicurezza, quindi il blocco degli affreschi distaccati, non era ancora stato fatto, perché si trattava di un intervento molto molto grande che aveva bisogno di un cantiere insomma meglio organizzato. Nascosta tra i vicoli dell'Aquila, la chiesa di Santa Maria della Misericordia, poco conosciuta anche dagli aquilani stessi. Qui il restauro ha svelato delle nicchie con degli affreschi in ottimo stato di conservazione, come svela la storica dell'arte Bianca Maria Colasacco. La sorpresa è stata che, andando appunto a riparare i danni da sisma, andando a fare dei pronti interventi, ci siamo resi conto, anche in virtù di restauratori particolarmente accorti, che sotto la buccia barocca c'erano in realtà queste meraviglie che vedete, cioè ben quattro nicchie, dico quattro, completamente affrescate, in uno stato di conservazione straordinario. La cosa che colpisce è che non sono stati né picchettati questi affreschi, come di solito avviene, né brutalmente aggrediti, ma rispettati e salvaguardati nella loro essenza.